strategico riuscire a costruire degli interventi di prevenzione nei luoghi del divertimento per due ragioni. Proprio qui si consumano spesso sostanze psicoattive, in modo particolare l'alcol, il cui utilizzo è trasversale a tutte le diverse tipologie di locali, concerti o feste. In queste circostanze è possibile raggiungere quelle persone che difficilmente accedono ai servizi e coloro che, per varie ragioni, hanno abbandonato la scuola o sono già nel mondo del lavoro. Noi ci siamo accorti che la problematica del bere coinvolge sempre di più il mondo giovanile e il mondo dei giovanissimi. Dai numeri che noi abbiamo, e teniamo presente che facciamo oltre 6.000 prove alcolimetriche in tutta la regione ogni anno, dai numeri che noi abbiamo ci siamo resi conto che i giovanissimi in modo particolare usano del bere per corroborare la loro festa e lo usano in maniera molto problematica. È il caso del progetto Safe Night. Sì, l'idea di fondo è quella di abbassare la soglia del servizio e poter essere presenti nei luoghi dove consumano. Un progetto a livello nazionale del Ministero della Salute ancora anni fa aveva fatto un sondaggio in Italia sulle modalità, i progetti vari che c'erano in giro, e su 1.500 progetti uno dei due che è stato scelto da esportare in altre regioni è proprio il nostro, del coordinamento regionale. Così oggi abbiamo la possibilità di accedere a una serie di dati e collaborare con una serie di progetti in giro per l'Italia, dal Piemonte alla Campania alla Puglia e con la regione Veneto capofila. Perché avete scelto di andare in mezzo alla gente? Perché è lì dove si consuma, perché lì è dove mancano dei punti di riferimento per i ragazzi, che non siano il DJ, che non siano il gestore del locale, piuttosto che della festa, eccetera. Avere dei punti di riferimento significativi per i ragazzi, tanto è vero che i nostri volontari sono ragazzi giovani, per cui abbiamo questo rapporto alla pari, se vogliamo, non sono vecchi come me, diciamo. E questo rapporto è molto importante, è significativo, può cambiare i comportamenti. Con le unità mobili che cosa fate? Con le unità mobili siamo presenti nei luoghi di divertimento, siamo presenti assieme a dei ragazzi che sono stati formati per fare questo tipo di attività e cerchiamo di rendere consapevoli i ragazzi dei loro consumi alcolici. Voi fate delle interviste anche? Interviste in cui noi cerchiamo di andare a capire l'utilizzatore tipo, il consumatore tipo, quindi andiamo attraverso queste interviste a capire il tipo di consumatore, che tipo di utilizzo alcolemico fa, e questi dati sono assolutamente importanti perché sono utilizzabili dagli amministratori per modificare e variare le politiche locali. Quello che noi riusciamo a vedere, per esempio, è che l'alcol non viene abusato in alcuni contesti e spesso e volentieri c'è una scarsa percezione del tasso alcolemico vero, in particolare sulle donne. Le donne tendono sempre a sottostimare il loro tasso alcolemico e quindi questo è un dato assolutamente grave, anche in tutte quante le attività che hanno a che fare con la prevenzione degli incidenti stradali, piuttosto che tutte quante le altre conseguenze relazionali che può avere un abuso alcolico, che vediamo tutti i giorni.